Buonasera, buon martedì e ovviamente come ogni martedì su TV6 il giorno dedicato alla Lega Pro, 45 minuti saremo insieme con Pro Teramo, puntata numero 17, poi gli altri 45 minuti ovviamente all'altra abruzzese di Lega Pro, Pro L'Aquila con Giulio Nardi dai nostri studi dell'Aquila, ma adesso concentriamoci su questi tre quarti d'ora colorati di biancorosso. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060 per questa settimana, come vi ho detto anche domenica, per un problema ai noi legato niente meno che a WhatsApp, proprio all'applicazione, non è possibile interagire con noi, ma stanno risolvendo, speriamo. Siamo in balia dell'applicazione, di un colosso applicativo, insomma speriamo che quanto prima risolvano questo problema. Dicevamo, è un periodo adesso felice finalmente per i colori biancorossi, la vittoria bella, meritata di sabato contro il Pisa all'Arena Garibaldi in rimonta 1-2, ne parleremo questa sera, poi ovviamente anche mercato e non solo, ne parleremo con gli ospiti di questa sera che saluto e ringrazio. Grazie, saluto il direttore generale del Teramo, Gianluca Scacchioli, buonasera, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Per la prima volta negli studi di Pro Teramo e poi lo saluto, lo ringrazio, Andrea ciao. Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Per parlare di questo momento buono, positivo, due partite nel girone di ritorno, due vittorie per la formazione di Vincenzo Vivarini. E allora, vediamo subito la classifica perché con Gianluca Scacchioli io volevo subito iniziare la disamina di quelle che sono le prospettive dopo Pisa, non perché magari la classifica sia stravolta, Gianluca, però 22 punti. Ma soprattutto aver battuto il Pisa, che in casa era l'unica squadra che aveva fatto meglio del Teramo, può essere, ne abbiamo parlato tanto dell'aspetto psicologico, proprio a livello di aspetto psicologico può essere una vittoria che vale più dei tre punti. Sì, soprattutto anche nel momento giusto, nel senso che è chiaro che c'è stato, secondo noi, un rinnovamento, diciamo, nel corso dell'anno nuovo, quindi a partire da gennaio, quindi la vittoria, secondo me, è anche abbastanza meritata. Arriva in un momento importante e spero che sia poi il segnale per poter fare un girone di ritorno con una continuità di atteggiamento importante, quindi con la voglia di andare in campo, così come era successo a dire il vero con l'Ancona in casa. Anche poi a Pisa ci siamo confermati, forse facendo qualcosa di meglio dal punto di vista qualitativo, ma ho visto lo stesso atteggiamento e questo ci deve far ben sperare per il proseguo del girone di ritorno. Assolutamente, perché il Teramo domenica pomeriggio alle 17.30 sarà impegnato al Bonolis, dove di solito, insomma, non sbaglia, contro il Sant'Arcangelo. Però una vittoria maturata con gol di Paolo Antonio, che oramai andava in gol con una discreta frequenza, e soprattutto con il gol di uno dei nuovi arrivati. E allora, visto che insomma, il gol di Cruciani è stato il primo in maglia biancorossa, ma soprattutto ha regalato la vittoria al Teramo, noi abbiamo preparato questa copertina musicale, ce la vediamo. My bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle. Magari ad una vera e propria lettera d'amore non si arriverà mai, non come Paul McCartney per la sua amata Michelle. Ma certo che Vivarini al suo Michelle Cruciani, le chiavi del centrocampo e una maglia da titolare, quelli glieli terrà sicuramente da parte. Perché l'ex Benevento, uno dei fedelissimi, l'acquisto tanto richiesto e ottenuto, è quello che potrebbe aver firmato la svolta dell'anno, nella partita più difficile, in quella più complicata. La rincorsa al Folletto, che italo-canadese proprio non è, dopo il lungo corteggiamento, è finalmente coronato con il matrimonio in biancorosso.
portatore di quella personalità e di quello spirito in mezzo al campo che la squadra sembra aver riacquisito dopo tanto inutile vagare. Insomma, il bel Michel di Vivarini sembra aver già dato le risposte che il tecnico si aspettava. Fino a giugno almeno, poi si vedrà se servirà davvero una canzone d'amore a convincerlo a rimanere ancora. Per adesso, aspettando che si sblocchi forte e che arrivi Scapuzzi, sembra proprio lui l'acquisto dalla marcia in più del Teramo. Con o senza dedica. And I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Ecco, io dubito, chiedo a Gianluca Scacchioli, che basterà una canzone d'amore per far rimanere Cruciani anche l'anno prossimo. Però l'impatto che ha avuto questo ragazzo è oggettivamente indubitabile. Sì, per quanto riguarda l'anno prossimo, noi è chiaro che sin da subito abbiamo provato a fare un discorso diverso con lui ed era subito stato accettato. Ovviamente poi c'era bisogno della volontà del Benevento, che è la società proprietaria del cartellino, e quindi ci siamo dati appuntamento ai primi di luglio. I complimenti li faccio per il gol, a parte per la qualità tecnica, ma soprattutto del calcio con cui ha segnato, ma mi è piaciuto perché la particolarità che l'anno scorso facemmo a Pisa, il gol è lo stesso schema di Paolo Antonio, che diede la palla a Donnarumma che si allontanò dall'aria. È uno schema che il mister prova molto, e quindi quest'anno lo stesso di Paolo Antonio ha provato con Cruciani, è andato bene, quindi è proprio a Pisa ed è una particolarità che mi piace sottolineare. Andrea, considerando che domenica sarà squalificato Madio, Cruciani può essere il perno del centrocampo del Teramo, magari con Cenciarelli e Di Paolo Antonio interni? Io sono curioso di vedere cosa fa Vivarini, se accentra Di Paolo Antonio e magari inserisce Cecchini sulla sinistra, oppure, visto che Di Paolo Antonio lì garantisce qualità, cross, passaggi, tiro dal limite, può farlo anche da mezzala, però visto che ora sta funzionando lì, e allora perché spostarlo e non mettere Paolucci mezzala? Sarà interessante vedere quale delle due versioni intenderà proporre il tecnico teramano, perché ripeto, Di Paolo Antonio lì sta facendo molto bene, quindi se funziona, e visto che comunque Paolucci quando ha giocato magari non ha illuminato il gioco, però non ha neanche demeritato, e visto che è un giovane, visto che merita magari qualche chance, perché non dargli l'opportunità una volta di più di metterlo in campo? Quindi io fossi lui, guardandola dall'esterno, propenderei più per la soluzione Paolucci, però poi la scelta la fa il tecnico. Devo dire però che questo è un momento dove forse le cose stanno cambiando nel Teramo, nel senso, nel girone d'andata è capitato che ad Ancona ti salvano il gol sulla linea, poi un retropassaggio sbagliato e prendi gol col tutto cuoio, parate del portiere, pali, poi un tiro della domenica a gioco quasi fermo e prendi gol. A Pisa è vero che non hai concesso tanto, però sei partito male ma hai rimontato con due tiri deviati. Quindi voglio dire, al di là del miglioramento, forse qualcosa gira anche a livello di buona e mala sorte. E secondo me, voglio avere questa visione semiromantica, l'arrivo dei nuovi incide in questo senso, cioè spazzare via un po' le negatività che c'erano prima e cercare appunto di nutrirsi del fatto che questi due nuovi, che intanto sono giocatori di personalità, portano una ventata nuova che fa bene a tutto il gruppo. E questo penso che sia un aspetto da sottolineare. Poi è vero che Forte non ha ancora segnato, però insomma, due partite, c'è tempo per lui per esplodere, penso lo possa fare, però Forte è un 93, ma è un 93 di personalità, Cruciani neanche a parlarne, e penso che siano due innesti fondamentali, prima di tutto sotto questo aspetto e poi sotto il profilo tecnico. Assolutamente. Tra un po' parliamo anche andremo a sentire Speranza, che ha parlato nel pomeriggio, ovviamente ha parlato il capitano biancorosso, quindi quanto mai interessanti le sue dichiarazioni. A proposito di mercato, si parlava di Forte, Cruciani che sono arrivati, chiedo a Gianluca Scacchioli che si occupa del mercato biancorosso, si parla molto di questo scambio Le Noci Scapuzzi, ma arriva Scapuzzi? Ma guarda, questa è una trattativa che
che è stata avviata in maniera particolare, nel senso che noi abbiamo valutato la possibilità di parlare con Giuseppe Renoce, valutando con lui il fatto di poter rientrare a Como e il fatto anche di poter rimanere, quindi non escludendo nessuna due delle possibilità, perché è un giocatore che comunque si è integrato, adesso è cambiato anche il suo atteggiamento, non che prima non sia stato professionale, ma forse oggi anche lui ha dimostrato di aver avuto bisogno di questi mesi per potersi integrare col gruppo, quindi è un giocatore che ha una sua funzionalità in questo momento anche superiore a quella dei primi mesi. Chiaramente con Scapuzzi è stato fatto pure un ragionamento per valutare se Teramo fosse per lui una piazza per poter un po' riscattare questo primo periodo, dove anche lì lui non ha avuto modo di giocare molto, e siamo in attesa di vedere gli sviluppi, ma credo che sia l'ipotesi che Scapuzzi venga o che le noci e rimanga, siano due ipotesi assolutamente positive per il Teramo e valuteremo domani, quindi non c'è niente di definitivo assolutamente. La sensazione giornalisticamente però è che se Gianluca Scacchioli dice tutto sommato, anche se rimane le noci, è comunque un qualcosa di positivo per il Teramo, e che si vada più per il no che per il sì, l'ho messa troppo semplice? Sì, no, hai detto bene, si vada più per il no che per il sì, perché è fondamentale, l'ho detto Jacopo pure quando facevamo la presentazione di Forte, sì, che l'acquisto più grande, ma sono convinto e non cambio idea, è l'atteggiamento, quindi io credo che le noci abbia pagato tutto ciò che noi abbiamo pagato con quest'estate, quindi non siamo stati in grado come società, come ambiente, nel creare le condizioni migliori per poter esprimersi. Lui è un ragazzo estremamente positivo, volenteroso, che si mette sempre a disposizione, quindi oggi se le noci rimane con la volontà di sposare la causa Teramo, secondo me è un acquisto importante che ci potrà dare delle soddisfazioni. Se questa cosa non si verifica, serenamente parliamo con lui, a quel punto dovremo valutare veramente le condizioni per poter prendere Scapuzzi, perché poi anche dall'altro lato bisogna vedere le condizioni reali, c'è un allenatore del Como, parlo, che si deve esprimere, c'è una società con cui noi abbiamo parlato, ma la situazione potrebbe anche diventare un po' più complicata, ma io devo essere fiducioso sul fatto che le noci voglia rimanere e lo voglia fare con un entusiasmo di cui noi abbiamo bisogno, così come nelle precedenti partite si è visto un po' per gli altri giocatori. Tra un po' leggeremo anche i messaggi. Andrea, insomma, hai sentito, le noci, se rimane con un atteggiamento differente che è quello che sembra aver acquisito il Teramo in questo girone di ritorno, può essere un acquisto. Io faccio come così, fosse un acquisto. Parlando sempre dall'esterno, io se devo immaginare uno scambio le noci Scapuzzi, io penso che io mi terrei le noci. Sono sempre considerazioni che io faccio, lo ripeto, dall'esterno, perché intanto lui comunque conosce il gruppo. Sicuramente quando è arrivato a Teramo era scottata dall'inchiesta, ma anche lui è venuto a pancia piena. C'è un giocatore che aveva appena rinnovato il contratto col Como, avendo vinto i playoff col Como anche in maniera inaspettata, scende di categoria, esce dal suo habitat naturale, ha un contratto con il Como e viene in prestito, quindi probabilmente lui si è trovato catapultato dall'oggi al domani in questa realtà, non sentendosene parte e faticando a entrarci per via dei problemi che c'erano. Tutto questo forse lo ha un po' disorientato, però avere in rosa un giocatore che ha esperienza, che è abituato a far gol in questa categoria. A proposito di esperienza, perdonami, ti rubo solo un secondo se possiamo andare sul mio computer. Insomma, la SPAL, che sarebbe la capolista, ha preso Luigi Grassi, che ha 32 anni. Lo scorso anno anche l'Asco ha preso Grassi, ma non gli è giovato. È un grandissimo acquisto, però poi bisogna metterli nel contesto. E lo scorso anno, non dico che sia stato deleterio perché si è impegnato molto, però l'Ascoli non ha tratto grandissimo giovamento dall'innesto di Grassi. Dicevo, nel calcio di oggi, dove è fondamentale un giocatore che sa battere i piazzati, uno come Lenoci può fare sempre comodo già solo per quello. È chiaro che poi può sembrare limitante, però con un Di Paolo Antonio e magari con un Lenoci, il Teramo ha due specialisti di calci piazzati, Lenoci più tiratore, Di Paolo Antonio uno che sa mettere in mezzo buoni palloni, che in certe partite può risultare utile. Quindi io penso, come dice Gianluca, che se c'è questo salto di qualità da parte sua, e se anche l'ambiente non lo guarda più con troppa circospezione ma con grande fiducia, io penso che sia il caso di dargli questa fiducia a un giocatore che ha un pedigree che molti attaccanti che sono passati a Teramo se lo sognano. Certo, assolutamente. Allora andiamoci ad ascoltare le parole di Ivan Speranza questo pomeriggio, insomma, il capitano del Teramo, che parla di come questa squadra potrebbe
aver cambiato marcia, almeno questa è la sensazione nel giorno di ritorno. Lo ascoltiamo. Stiamo cambiando un pochino tanto, si vede il cambio di marcia che abbiamo avuto soprattutto mentalmente. Ma ci siamo detti uno spogliatoio già a fine dell'anno, all'inizio dell'anno durante le feste, se dovevamo andare avanti dovevamo cambiare molto, soprattutto questo atteggiamento mentale. E come sembra ci stiamo riuscendo, dobbiamo continuare su questa scia che ci sta portando dei frutti. Ma sicuramente il gruppo c'era anche prima, ripeto, l'unica cosa è che sicuramente questi due adesso Forte e Cruciani sono arrivati, ci hanno dato una vitalità in più, nel senso ci hanno dato un entusiasmo ancora in più, quindi è anche merito loro questo, è di tutti, ripeto, perché siamo chiusi là dentro e abbiamo detto di cambiare proprio marcia, ma ripeto, il problema nostro era molto mentale. E dobbiamo continuare su questa scia, perché magari siamo sbloccati. Quindi speriamo di continuare così. Ecco, a me ha colpito molto il fatto di Speranza che dice ci siamo parlati durante le feste. È stato probabilmente il fatto di fermarsi per un bel po' di tempo che si è potuto in quel periodo magari riordinare le idee? Non è stato il fatto di essersi fermati per un po' di tempo, secondo me è stato il fatto che ci vuole tempo per poter uscire dalla situazione in cui siamo incappati noi quest'estate, quindi ci si può sentire forti, si può sentire bravi, ma molte volte nelle situazioni, anche nel calcio, c'è bisogno semplicemente del tempo per poter ritrovare un po' la voglia e l'entusiasmo. Sono d'accordo con l'analisi che ha fatto prima Andrea sul giocatore, ma sulle noci, ma in generale un po' così per tutti, dirigenti, allenatore stesso e giocatori. Io lo dissi in una trasmissione, la grossa difficoltà probabilmente è quella di saper di dover aspettare, perché molte volte il tempo stesso ti fa ritrovare gli stimoli che naturalmente perdi, naturalmente sono le situazioni che ti preoccupano. È una piazza preoccupata, una piazza che ha pagato eccessivamente quello che era successo, e quindi credo che a gennaio c'è stata la presa di coscienza del fatto che non potevamo continuare in quella maniera, dovevamo cercare di dare qualcosa in più, e io credo che i giocatori lo stiano facendo tutti quanti. A proposito della piazza, leggiamo che cosa dice la piazza, almeno chi ci scrive, leggiamo, certo. I messaggi sono già arrivati, una decina di messaggi, quindi magari cominciamo a smaltirli, Maurizio, un po' alla volta. Grazie sempre a Maurizio da qui che ci segue perfettamente dalla regia. È una vergogna vedere sempre quello striscione ideato da uno sparuto gruppo di persone contro il nostro presidente, che è una garanzia e tranquillità per il presente ed il futuro della Teramo Calcio, quindi per noi tifosi. Grande presidente, l'essere umano perdona tutto al suo simile, una cosa sola non perdona mai: il successo. I giugliesi dicevano quartiglia vendi e quartiglia venduto la società, e poi come si sono ritrovati? Ma la volta voleva vendere, non trovò nessuno, vi ricordate poi com'è finita? Meditate tifosi, meditate. PS, presidente, rifacci sognare. Ok, andiamo avanti. Archiviati i playout, qual è, Scacchioli, la squadra più temibile per la lotta al terzo posto? C'è qualche speranza per Donnarumma? Doppia domanda da Roberto. Qual è la squadra più temibile per la lotta al terzo posto e se c'è qualche speranza per Donnarumma? Io ho visto l'Ancona, credo che comunque stia facendo anche dei movimenti di mercato, non so se oggi ha preso Libertazzi, non so se è ufficiale, l'attaccante ex sì, Siena, sì. Ex L'Aquila, quindi è una società che credo che voglia colmare qualche carenza nella fase offensiva, però ho visto una squadra combattere che ha lottato, tra le squadre che stanno al vertice forse è quella che mi ha convinto di più nei confronti sia di Maceratese che Carrarese, che tra l'altro credo domani sia un giorno molto importante per la Carrarese stessa, perché so che sta accadendo qualcosa, quindi per i playoff non credo che sia una società in lista. E per noi, adesso io do un giudizio sulle squadre, quindi dico ancora, ma noi in questo momento dobbiamo essere bravi a leggere quella che è la nostra classifica, che parla chiaro, 22 punti a 2 punti dai playoff, quindi... Infatti sì, il messaggio archiviati playout, se si comincia a pensare sì, così forse è il modo più sbagliato. Diventa di nuovo pericoloso, noi nella classifica dobbiamo cercare di non vederla, ma se la vediamo la dobbiamo leggere per così come è scritta. Allora, punti di penalizzazione sono cose che per me non interessano. Se il Teramo vuole fare i playoff, e mi sembra ora un argomento un po' fuori luogo, d'accordo, vista la classifica, bisogna fare una striscia paragonabile a quella dello scorso anno o giù di lì.
perché poi non solo devi scavalcare e arrivare al quarto posto, poi lo devi mantenere. No, aspetta, ci sono le quarte degli altri gironi, tu devi tenere sempre d'occhio la soglia degli altri gironi, cioè, o fai terzo o se no il quarto posto rischia di non bastarti. Però, soprattutto se vieni così indietro, se posso sovrappormi oltre a quello che dicevo, è sacrosanto, non è tanto forse neanche quello il problema, perché poi io credo che lì davanti sia la Maceratese sia la Carrarese per altri problemi societari, lo stesso Ancona, non abbiano così tutta questa voglia o questa convinzione di poter arrivare. Quindi il terzo posto sembra un posto ancora da consegnare, quindi dove tutti quanti, il Ponte d'Era stesso, fece una chiacchierata col direttore sportivo che aspettano i prossimi 10 punti, certo, quindi per la salvezza. Quindi sono tutte società che hanno degli obiettivi abbastanza professionali. Il problema nostro è diverso da quelle di altre società. Noi veniamo, ripeto, dobbiamo essere sempre positivi, lo saremo, e anche convinti di poter far bene, quindi non, la striscia positiva può arrivare, ma purtroppo dobbiamo fermarci a quella che è la realtà: 22 punti e a 20 punti c'è la quintultima, quindi dobbiamo fare i passi uno alla volta, perché abbiamo dimostrato che in questi mesi, quando abbiamo fatto dei sogni a settembre, mi ricordo, la squadra è la stessa, abbiamo fallito, quindi non dobbiamo commettere errori. Bisogna navigare la giornata. Navigare la giornata, cercare di combattere il gruppo, i ragazzi lo stanno dimostrando, ci stanno insegnando tanto, e quindi dobbiamo saper aspettare, come secondo me stiamo facendo, quindi senza obiettivi. Assolutamente. Andiamo avanti, Maurizio, nella lettura dei messaggi. Andiamo occasionali. Domenica venite allo stadio per una partita difficilissima. Ok, ancora. Buonasera Jacopo, grazie. Vorrei fare una domanda a tutti gli ospiti: secondo voi, se si facesse uno striscione pro Campitelli, sarà ben accetto da quei tifosi che non sono pro? Paolo. Ma sì, ma domanda per voi, eh. I tifosi penso che a Teramo siano abbastanza neutri, quindi accettano lo striscione, magari, che forse ci auguriamo tutti che venga tolto, e penso che lo striscione a favore del presidente credo che sia ben accetto un po' da tutti quanti, perché Teramo in questo momento è una piazza che si è molto rasserenata dal punto di vista del tifo, quindi va benissimo. Andrea, tu più o meno sì, io rispetto comunque, cioè, quello striscione di cui si parla è lo stato d'animo, l'umore di determinate persone. Va rispettato, anche se è uno striscione che può dare fastidio alla proprietà, che mette soldi, che ha vissuto comunque il trauma, evidentemente anche per delle responsabilità, non è il caso di ritornarci, però sono sempre persone quelle che vanno allo stadio, ci vanno tutte le domeniche e sostengono la squadra, hanno quel punto di vista, l'importante è che non si vada al di sopra di una certa soglia e che ci sia comunque rispetto. Tanto poi la proprietà resta di Luciano Campitelli, che porta avanti il suo progetto calcistico, certo, produce degli sforzi da un punto di vista economico, e quando riterrà di dover vendere la società, poi non so se Gianluca ci vuole aggiornare anche su questa cordata di cui si è parlato settimane scorse, magari lo farà, però in questo momento è vero questo aspetto, cioè che si sta rasserenando l'ambiente in generale, poi però va rispettato l'umore e lo stato di vedere le cose di queste persone. Quando riterranno di volerlo togliere, lo toglieranno, ma è importante per una proprietà non farsi influenzare più di tanto da quello che dice una collettività di persone, perché è giusto che un presidente, una proprietà, tiri avanti con, certo, quelli che sono i propri progetti. Poi dopo possono essere criticati, possono non essere criticati, anche la stampa è libera di criticare, ma ognuno deve mantenere il suo ruolo. In passato a Teramo e non si sarà visto e si saranno scritte anche cose peggiori, probabilmente. Altri messaggi. La grande differenza della partita con il Pisa e con le altre partite, quando siamo andati sotto, è che si vedeva proprio l'impressione che si poteva vincere e che la partita non era finita, a differenza delle altre, scrive Giancarlo. Grazie Giancarlo. Ancora? Presidente, altri due sforzi di mercato, attenzione che arrivano due partite difficili, vinciamole e dopo si può anche sognare. Un saluto a te Jacopo, grazie, ad Andrea Costantini, e un forza al mio amico Gianluca. Però io dico, diceva il messaggio precedente, si capiva che la partita non era finita, e se no, quel tiro di Paolo Antonio non fosse deviato, allora torno a dire, è un momento questo dove probabilmente ci si accorge che qualcosa sta cambiando anche dal punto di vista della negatività che c'era prima, che ora comincia a trasformarsi in positività.
Poi è chiaro che servono conferme, però certi episodi non arrivano neanche, diciamo così, non cadono dal cielo all'improvviso. Prima c'era una negatività che si trascinava dall'estate e che ti faceva perdere delle partite come l'Ancona o come tante altre che... A Lucca tu vai in vantaggio al 44esimo e dici ok, vai all'intervallo in vantaggio. Sì. Invece palla al centro, ti fanno il pareggio e quindi era molto meglio 0-0 che andare a riposo 1-1 in quel modo. Chiaro, certo. Accadevano talmente tante cose che tu dicevi vabbè, oltre a quello che ci è successo in estate, ora deve accadere qualcosa di anche peggio nell'imminente, certo. Invece. Gianluca, mi perdonerai prima, però abbiamo dimenticato la risposta su Donnarumma. Ah sì, il tifoso che chiedeva se c'è la possibilità... Sì, di Donnarumma. Lo dicono un po' tutti perché, a parte tra l'altro, so che è tornato a Teramo qualche giorno fa, forse magari qualcuno l'ha visto in città e hanno subito ipotizzato. Io con lui mi sono sentito, però l'ho detto anche altre volte, non abbiamo mai trattato questo argomento perché per lo stesso discorso, sempre ripetitivo, è una cosa che deve partire più dal giocatore stesso che dalla società. Anche se in questo momento noi stiamo seguendo altre piste, quindi ovviamente si sarebbero da fare anche altri diversi discorsi. Nel caso in cui lui avesse espresso la volontà di tornare a Teramo, l'avremmo valutata perché era un segnale, sarebbe stato un segnale molto forte. Così non è avvenuto perché lui è molto legato a Teramo, ma in questo momento credo che voglia continuare ad affermarsi in Serie B, quindi pertanto io credo che non ci sia nessun tipo di possibilità. Altri messaggi, Maurizio, leggiamo rapidissimamente. Scapuzzi viene indicato da tutti come punta, ammesso che venga a Teramo, non sarebbe più corretto definirlo trequartista? Sì, sì, lui è un giocatore che ha delle caratteristiche per dire alla cagà, diciamo così. Gli ultimi 30 metri porta palla, arriva fino in fondo, un esterno, ma si punta, non è. Scapuzzi è un giocatore che non ha segnato quasi mai. Ancora? Può ritornare Donnarumma a Teramo? Abbiamo detto insomma no. Un saluto a Jacopo e Andrea, grazie, complimenti per la trasmissione, grazie. Domenico, ancora? È vero che ci sarà lo scambio da Silva a Donnarumma? Magari fosse vero. Credo di no. No. Ora, anche con Forte, no? Ora, hai deciso che il centravanti è lui. Forte. Sì. Se viene Donnarumma, è chiaro Donnarumma, che... Ma poi... Anche da un punto di vista mentale, Donnarumma vince un campionato, va via, no, poi torna, riva via e ritorna. Ma bisogna mettersi anche sotto la pelle del giocatore, nel cervello di un giocatore. È vero che lui è legato a Teramo, ma tornando a Teramo sarebbe in grado di esprimere lo stesso potenziale espresso lo scorso anno? Sicuramente no. Farebbe dei gol, ma non sarebbe il giocatore dello scorso anno. Lui ora deve cercare di affermarsi lì dov'è, perché ha quella sfida, perché lui a Salerno non è titolare, lo era diventato per qualche partita, ora non lo è più, è lì che è poi stata la sua sfida. Tornare qui vuol dire tornare ancora indietro, rimettersi nuovamente in discussione, ma io penso che ormai il suo tempo a Teramo lo abbia fatto. Se un giorno il Teramo tornerà in Serie B e Donnarumma avrà 28 anni, 29 anni, sarà un giocatore di Serie B, allora forse potrebbe tornare. Ancora? Fino alla fine, Maurizio. A me piace sicuramente questo nuovo modulo visto a Pisa, ovvero 3-4-3, di cui nessuno ha parlato, con Di Paolo Antonio e Petrella esterni alti. Beh, io a Pisa ho visto il solito 3-5-2, sì. Assolutamente, con Petrella, che tra l'altro ha fatto molto bene, ma è rimasto nella posizione centrale, non si è quasi mai allargato, se non in alcune occasioni. Sì, tendenzialmente Petrella è un giocatore che va a prendersi la palla sull'esterno, questo però poi non cambia sostanzialmente. È assolutamente un esterno, però dico, in questo nuovo modulo si è adattato bene, domenica l'ho fatto a mio modo in maniera strepitosa, però ha fatto il 3-5-2. Sì, quindi con Di Paolo Antonio a sinistra, Scipione a destra. Ok, ancora? Visto che quei tifosi della curva hanno preso le distanze a Campitelli, perché poi coerentemente non fanno una bella colletta per pagare le multe che fanno prendere? Vabbè, andiamo avanti. Gianluca, per Savona in primis il presidente Campitelli, Mignini, Dottor Testa, Cimini e tu, Gianluca, non partite per Savona, rimanete a Teramo, spegnete i telefonini da riaccendere solo lunedì mattina, per favore non andate a Savona, rimanete a Teramo. C'ha ragione, io sicuramente faccio una riflessione personale, non mi permetto sugli altri. Non so se... Non sai se andrai. Emotivamente preferisco, perché io sono partito il mercoledì, partito con la squadra, quindi mi è rimasto questa porta. Per redenzione dovreste andare tutti quanti. No, ma alla fine, sicuramente, dico questo, sicuramente sarà così, perché sarà anche quello un segnale, perché le cose bisogna superarle.
Finiamo i messaggi, poi Maurizio andiamo con la telefonata. Fino a che non sono finiti i messaggi. Andiamo. Finiti? Okay. Allora, tra un po' avremo un collegamento telefonico con l'avvocato Edoardo Chiacchio. Perché? Perché in settimana sono, diciamo, uscite fuori le motivazioni con cui il collegio di garanzia del CONI rimanda la palla al secondo grado, sostanzialmente alla Corte d'Appello federale. Intanto però ci sentiamo una pillola di speranza sul mercato. Chiedo a Maurizio una pillola di speranza sul mercato che continua a giurare fedeltà al Teramo, e poi ne parliamo proprio con Gianluca Scacchioli. Speranza sul mercato? No, no, assolutamente. No, no, assolutamente no. Sono state voci, ma solo voci. Io, ripeto, sempre stato bene qua, quindi non mi è passato mai per la testa. Ok. Allora Gianluca, ogni tanto a ciclo continuo, ogni qualche giorno escono di nuovo voci su Speranza, sì, ma sì. Come mai secondo te e poi se c'è qualcosa di vero? Beh, guarda, sì, è iniziato circa un mese fa, su Speranza si uscivano anche su vari siti delle notizie che poi io non verificavo concrete, però effettivamente negli ultimi giorni c'è stato l'interessamento di una società importante, però il Teramo si è espresso, il giocatore pure, quindi Speranza rimane a Teramo. Ok, quindi il Teramo non lo vende. No, possiamo fare il nome della società? Okay. Ma preferisco evitare perché poi... Di serie? B. Di serie B. Serie B, però preferisco evitare perché è stata già chiusa la situazione, quindi Ivan, tra l'altro, ci ho parlato pure oggi, non ha mai preso in considerazione certe situazioni, quindi il problema risolto. Ok, io do il buonasera, il ben ritrovato, lo saluto, lo ringrazio, l'avvocato Edoardo Chiacchio. Buonasera, avvocato. Buonasera. Ben risentito. Buonasera. Allora, noi abbiamo letto nel weekend, insomma, le carte svelate dal collegio di garanzia del CONI, che sostanzialmente rimandano la palla al secondo grado di giudizio. Eccolo qua, un file di 15 pagine sostanzialmente, in cui sono due, esatto, in cui le ultime sono quelle diciamo un po' più interessanti, le andiamo a leggere perché, grazie Maurizio, parte principale, allora a norma dell'articolo 7,1, essendosi realizzate tutte e tre le ipotesi previste dalla norma, è indubbio che sia stato commesso un illecito sportivo, parliamo di Savona Teramo, le sentenze indicate e in particolare quella resa dalla Corte Federale d'Appello individuano in modo preciso e con motivazione assolutamente adeguata i soggetti tesserati e le società responsabili dell'alterazione. Questo è il punto di partenza principale del Collegio di Garanzia del CONI. Andiamo avanti perché poi sono le motivazioni che riguardano il Savona e poi la parte legata al Teramo. È stata erogata una sanzione a titolo di responsabilità diretta, oggettiva, presunta. Insomma, avvocato, le cose come stanno? Perché moltissimi ci chiedono quando saranno ridati i punti, quando saranno ridati i punti, quando ci sarà il nuovo processo d'appello. Possiamo rispondere più o meno sulla tempistica e sulla possibilità che effettivamente vengano ridati punti al Teramo in classifica? Ma certamente noi come legali ci auguriamo di ottenere un risultato. Il risultato è quello che la penalizzazione venga ridotta, naturalmente. A nostro avviso, pur nella complessità della vicenda, perché non dimentichiamo che il primo caso nella storia della FIGC e del CONI che una sentenza di secondo grado debba essere rivisitata negli effetti sanzionatori per decisione del collegio di garanzia. Quindi è un qualcosa di, che non si è mai verificato prima, e tant'è vero che noi abbiamo chiesto nei giorni scorsi, con esattezza ieri, qual è l'iter procedurale che dovrà essere espletato per la celebrazione del processo, perché c'è incertezza anche sulle modalità e i termini del processo stesso. Quindi noi ci auguriamo di ottenere un risultato. Un risultato qual è?
che la sanzione venga ridotta, e questo è quello che noi ci auguriamo possa verificarsi in questo caso. Avvocato, mi perdoni, ma rispetto alla lettura delle motivazioni che adesso ha potuto fare anche lei, la mia domanda è: ci sono i margini? Guardi, obiettivamente qualche margine c'è. Siamo sempre di fronte a una sentenza nella quale il Collegio di Garanzia ha ribadito che l'illecito è stato consumato e che è giusta la valutazione di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Però, secondo il Collegio, questa responsabilità deve essere considerata alternativa, e su questo aggettivo noi contiamo di fondare la nostra difesa ed ottenere il risultato. Ecco, che cosa si intende con alternativa? In che senso può essere un'arma a favore del Teramo? Facciamo la nostra valutazione. Poi sì, ecco, appunto, nelle vostre valutazioni. Non dimentichiamo che di fronte abbiamo la Procura federale, che naturalmente penserà e valuterà in maniera diversa, se non opposta alla nostra. Alternativa che non, secondo il nostro modo di valutare, risiede nel fatto che non possa essere irrogata una sanzione a titolo, con penalizzazione in classifica, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Quindi deve essere valutata, secondo noi, solamente una di queste tre e non tutte e tre. Questo è il nostro parere, però sappiamo che è un parere di parte, dobbiamo esprimerlo al meglio, come abbiamo fatto durante tutto l'arco del processo. Per noi legali rimane comunque una grande soddisfazione quella di aver portato questo processo addirittura ad un quarto grado, un processo nel quale non dobbiamo mai dimenticare che siamo partiti con una richiesta di retrocessione in Serie D e 20 punti di penalizzazione, quindi con un campionato di eccellenza. Questo dobbiamo sempre ricordarlo come base di partenza. Oggi siamo in Lega Pro, il Teramo sta disputando un ottimo campionato, considerato anche le vicende e i traumi psicologici subiti da tutti i diretti interessati, e anche i calciatori, allenatori, staff, dirigenti, eccetera, perché il processo estivo è stato sotto un profilo psicologico tremendo, e sta disputando un ottimo campionato. Siamo in Lega Pro e contiamo di rivedere ridotta la penalizzazione. Ok, avvocato, mi perdoni, le faccio l'ultima davvero. Voglio, però, perché voglio dire una cosa importante. Sì. Si tratta di concetti molto tecnici, forse il pubblico da casa non riesce a seguirci al 100% e noi lo dobbiamo comprendere, però abbiamo le nostre valutazioni e ci auguriamo che vengano recepite e accolte dalla Corte. Assolutamente. Avvocato, l'ultimissima, perché quello che preme molto i tifosi del Teramo è quando. Quando avverrà, nel caso dovesse avvenire, quando ci sarà il nuovo processo? Lei se la sente di più o meno di fare una valutazione? È importante che c'è stata questa tanto attesa motivazione, perché è stato lungo il percorso per giungere a una motivazione, lo possiamo anche comprendere trattandosi di un primo caso. Io ritengo che nell'arco di un mese e mezzo, si possa giungere ad una sentenza della Corte federale di appello. Non dimentichiamo che poi naturalmente potremo ancora fare ricorso al Collegio di Garanzia, sì. Però è chiaro che tutto si risolverà in questa sede. E devo dire che anche gli organi giudicanti, trattandosi di primo caso, stanno valutando bene la portata, ripeto, termini e modalità per la celebrazione del processo. L'unica cosa certa è che verrà celebrato un processo e che quindi dovremo comparire noi legali nuovamente dinanzi alla Corte federale di appello. Va bene, avvocato, io non so se lei sa che domenica c'è Teramo Sant'Arcangelo, lei tra le altre cose in Dirty Soccer difende anche il Sant'Arcangelo, insomma sarà anche un po' la sua partita.
No, chi farà non il tifo? Sapevo che domenica c'era questa gara. Per chi farà il tifo? No, vabbè, scherziamo. No, scherziamo, è stato legato e sarò sempre legato, questo è fuori di dubbio. Va bene, grazie avvocato. È stato gentilissimo. Spero che raggiunga la salvezza anche con una con il mio contributo legale, insomma. Assolutamente. Spero, grazie avvocato, è stato gentilissimo come di consueto. Gli obiettivi, perché in entrambi gli obiettivi, se raggiunti, ci sarà qualcosa di mio. Quindi io per tutte le squadre che ho difeso faccio il tifo e un affetto particolare. Per il Teramo devo dire che ho dato di tutto e di più, una intera estate. Per il Teramo, per i dirigenti, mi pare che c'è Gianluca Scacchioli in sì, sì. E colgo l'occasione per salutarlo affettuosamente, insomma. Ecco, voglio dire che sono stato, ripeto, un intera estate per questo processo, per cui ogni domenica seguo con grande interesse il risultato del Teramo. Avvocato, in 10 secondi, ma la sentenza di primo grado di Dirty Soccer, quando potremmo... Ritengo che dovrebbe essere pubblicata lunedì prossimo, a mio avviso. Addirittura. A meno che non venga depositata prima, ma ritengo che la data più verosimile è quella del primo febbraio. Primo febbraio. La ringrazio avvocato, buona serata, grazie, è stato gentile come buonasera. Al solito. Ciao, grazie a voi. Allora, leggiamo i messaggi, insomma avete sentito un mese e mezzo per la sentenza, poi ovviamente sarà ulteriormente appellabile al collegio di garanzia del CONI, ma in parole povere, sti punti ce li ridanno, sì o no? Quello è il, per questo abbiamo chiamato, non lo sappiamo, la strada è complicata. Cioè, voglio provare a tradurre comunque quello che è stato detto, cioè... Il nocciolo della questione sembrerebbe, correggetemi anche voi se... noi ci abbiamo studiato, Andrea, sì. Le carte sabato pomeriggio per intero, pomeriggio intero. Cioè, si dice... Dietro 10 righe poi, peraltro. Si intenderebbe questo, visto che c'è la responsabilità diretta, applicare, è come se la responsabilità diretta dovesse assorbire anche le altre. Quindi è inutile dare per responsabilità diretta la perdita della Serie B, poi per il comportamento del direttore sportivo l'oggettiva, quindi togli dei punti, per la presunta, per tutti gli altri personaggi, togli altri punti e si arriva alla Lega Pro con meno 6. Ed ecco perché, se torniamo a pagina 14, mi pare, Maurizio, ecco perché il collegio di garanzia dice le sanzioni devono essere non cumulative a metà, non è possibile erogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo, perché le ipotesi, e salgo, le ipotesi, no Maurizio, rimaniamo lì, le ipotesi nel medesimo indicate con riguardo alle società, responsabilità diretta, oggettiva e presunta, non sono cumulative ma alternative, con la conseguenza che non è possibile irrogare ad una medesima società più sanzioni a titolo diverso per il medesimo illecito sportivo. Per un solo illecito non si può pagare cumulativamente più responsabilità tutte più insieme. Fattispecie di... Certo. Esatto. Quindi, siccome c'è la responsabilità diretta, per quella responsabilità diretta c'è la perdita della categoria. Sì. Dopodiché le altre responsabilità che sono minori sono in realtà inglobate nella diretta. Sì. Se manca la diretta, la responsabilità più pesante è quella oggettiva, cioè quella dei tesserati che lavorano all'interno della società. Poi c'è quella presunta, che sono tesserati che operano al di fuori della società facendo delle cose che ricadono positivamente, dovrebbero ricadere positivamente per quella società. In realtà qui si dice, una volta che tu paghi con la diretta, l'oggettiva e la presunta non ci dovrebbero stare. Se fosse vero questo ragionamento, il Teramo potrebbe anche sperare, ma qui ora mi sto avventurando io, quindi fatene conto il meno possibile, in un azzeramento della penalizzazione, perché con la diretta perdi la Serie B e poi però non c'è la penalizzazione. Gianluca, voi però comunque anche i giocatori hanno sempre detto noi non ci guardiamo, non ci pensiamo. Eh sì, quello che ti dicevo prima, è impossibile, pure perché ecco, i tempi non sono definiti, poi sono cose che vanno per la lunga, ormai siamo passati, basta, noi dobbiamo pensare alla classifica, dobbiamo pensare a vincere domenica e poi si vedrà.
Leggiamo i messaggi, sono tantissimi e siamo in chiusura. Perdonami Maurizio, ci prendiamo 2-3 minuti in più giusto per leggere i messaggi che arrivano da casa. E anche dell'Agnello, fatelo rimanere. D'Agnello, fatelo rimanere a Teramo, non lo fate partire. Pensavo dell'Agnello, l'attaccante del Savona, Andrea. Sì. Non lo fate partire per Savona e ditegli di spegnere il telefonino fino all'udendì mattina. Ci pensa Gianluca Scacchioli ad avvisarlo appena torna a Teramo. Secondo me c'è bisogno di una seconda punta forte. Adesso la prima punta forte c'è, la seconda punta forte vedremo. La scorsa estate l'Ascoli Picchi ha avuto un giocatore fortissimo che l'ha portato in Serie B, un giocatore di origine romana, il suo nome è Giudici. Ok, ancora Giudici era anche un allenatore, forse lo è tuttora. No. Tiziano Giudici. Ultimo SMS per me, volete sapere quanti punti ci daranno indietro? Zero, dice Giancarlo, un po' pessimista. Ancora Beltrame arriva con lo scambio di Da Silva con la Provercelli, Altobello e Monni vanno via o rimangono, ce lo segniamo, Beltrame Da Silva Monni. Sì. Ok? È Altobello. Domenica tutti al Bonanis a tifare lo squadrone biancorosso con Forte e Cruciani, i playoff non possono sfuggirci anche dopo aver visto Ancona, Pisa e Maceratese, veramente scarse. Ancora? Quest'estate i tifosi aquilani prendevano in giro i tifosi teramani ridendo nelle spiagge teramane, Tortoreto, Alba Adriatica. Ride bene chi ride ultimo. Abbiamo sentito lunedì, ha detto l'avvocato Chiacchio, potrebbe esserci la sentenza di primo grado di Dirty Soccer che riguarderà l'Aquila. Buonasera per Scacchioli, Monni rimane o è andato via? Presidente, non mollare forza diavolo, poi facciamo una domanda cumulativa di mercato proprio in extremis. Una domanda a Andrea Costantini, ma se si arriva a 2 punti dalla zona playoff e vengono ridati 3 punti successivamente allo svolgimento dei playoff, che succede? Che il Teramo non fa i playoff. Esatto. E succederà come è successo, c'è una vicenda adesso, non mi vorrei incartare, ma famosa del Genoa Salernitana di più di 10 anni fa, dell'era Malavolta, penalizzazione che... Lì in quel caso arrivò poco prima della disputa dei playoff e il Teramo perse la possibilità di disputare i playoff. Io non ho capito niente, ci ridanno i punti, sì o no? Ce lo chiediamo anche noi, caro Mirko. Quindi non lo sappiamo. Allora, domanda cumulativa di mercato. Stasera avremmo voluto far vedere tante cose, ma gli argomenti erano veramente tanti. Beltrame arriva con uno scambio con Da Silva oppure anche solo da solo? No, Beltrame è un giocatore che ci interessa. Ne parliamo da un po', un giocatore che potrebbe arrivare. Noi stiamo cercando di completare il reparto offensivo, quindi sicuramente qualcosa vogliamo fare. Poi è chiaro che le dinamiche di mercato ti spingono a parlare poco, perché ho capito soprattutto in quest'ultimo periodo che bisogna che si incastrino troppi e tanti aspetti, quindi bisogna parlare il meno possibile e cercare di aspettare il momento giusto per farli concretizzare. Comunque Beltrame è un giocatore che a noi interessa, secondo noi può avere delle qualità che possono essere messe a disposizione a Teramo. Lui la caratteristica giusta per noi è quella che si vuole mettere in discussione, vuole, cosa che deve fare anche il Teramo, quindi è un giocatore che sa che se arriva a Teramo lo deve fare con lo spirito giusto, e questa è una cosa che ci può far stare tranquilli, perlomeno da quel punto di vista. Ma non in uno scambio con Da Silva, però. Lo scambio non è vincolante, perché Da Silva ha diverse richieste, tra cui anche la Provercelli, quindi non sono situazioni vincolanti. Si ricordano la doppietta dello scorso anno. Sì, esatto, quindi un giocatore, ma anche altre soluzioni, non è vincolante, quindi su Beltrame c'era un discorso aperto a prescindere da Da Silva. Da Silva, stavi dicendo, quante soluzioni ha? Sono... Quattro soluzioni e sta valutando. Alcune in Italia, alcune all'estero. Esattamente. Quindi poi Portogallo? Uno in Portogallo, uno in Croazia, c'è bisogno anche lì del consenso del Chievo, che è la società proprietaria del cartellino del giocatore. Quindi... Sono rimasti mercoledì, giovedì, venerdì e lunedì, quattro giorni. Ma io credo, perché poi dico credo, perché nel calcio quando fai un'affermazione arriva il momento buono per essere smentito immediatamente. Credo che nell'arco di 2 o 3 giorni dovremmo riuscire più o meno a mantenere la linea e concretizzare tutti gli obiettivi Monni che ci siamo preso. Monni e Altobello. Altobello è un giocatore in uscita, anche lui ha avuto, devo essere sincero, diverse situazioni su cui abbiamo lavorato e ha preferito valutarne altre che ancora si devono concretizzare, anche importante, ultima è proprio una richiesta fatta oggi, una società che sta facendo bene nel girone di Lega Pro. Quindi girone? C. Girone C di Lega Pro. Girone C di Lega Pro, quindi anche per lui credo che qualche giorno ancora si dovrebbe concretizzare. Cosa diversa per Monni, c'era stato un interessamento alla Maceratese, ad oggi si è un po' raffreddata la situazione, ma Monni è un ragazzo che comunque è venuto con uno spirito giusto, lo sta mantenendo, anche se non è stato mai utilizzato se non una partita in casa col Pontedera. È un giocatore che
dobbiamo avere la pazienza di tenere con noi, dico pazienza perché secondo me poi ci può ripagare, perché è un giocatore comunque ha delle qualità, quindi vediamo che succede senza nessun tipo di pressione. Perfetto, noi siamo in chiusura. Andrea, avrei voluto farti ricommentare i gol della Lega Pro, ma non facciamo in tempo. Avevo anche già preparato il foglietto qui, con tutti i gol, ma veramente non facciamo in tempo. Domenica sera ti ritroveremo. Impazziamo. Ovviamente. Grazie a Gianluca Scacchioli per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Buon lavoro, perché saranno 2 o 3, 4 giorni di fuoco, immaginiamo. Sono 6 mesi di fuoco. Sono 6 mesi di fuoco, ma questi ultimi 4 giorni probabilmente te li ricorderai a lungo. Grazie Andrea Costantini, grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie a Maurizio da qui in regia, adesso Pro L'Aquila, Pro Teramo invece torna martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata. Audio Jungle.